domande, così entriamo subito nel vivo del dibattito con il pubblico. Se avete domande interrompeteci tranquillamente, se c'è già qualcuno partiamo subito con voi. Per il momento no. Le difficoltà nel realizzare questo documentario, sinceramente vedendo mi sono sentito più a disagio io rispetto alle persone che ne parlavano con una normalità pazzesca. Perché anche di un tema particolare, la differenza tra chi ha frequentazione con persone con disabilità e persone che non hanno frequentazione con persone con disabilità. Molte cose sono nuove per molti e comuni per tutti. Molti non sanno che persone con disabilità hanno una vita ordinaria, che hanno moglie, figli, mariti, partner, che fanno una vita comune come gli altri. Lo scopo di questo lavoro qua era anche portare fra le persone, gli scopi erano due in realtà, portare fra le persone che non conoscono la disabilità, fargliela conoscere, fargli vedere le solite cose delle persone, dei problemi che hanno tutti, ed anche magari chi ha disabilità, farli un po' riconoscere in alcune caratteristiche di alcuni dei protagonisti. Una cosa che molto spesso dicono è che sì, mi sono riconosciuto in quello, sì, anche a me è successa quell'altra cosa, quindi era un po' come succedeva molti anni fa in ambito omosessuale, quando si vedeva quel raro film che parlava di omosessualità, si andava di corsa a vederlo perché ci si cercava di riconoscersi, di confrontarsi. E un po' le intenzioni di chi ha disabilità era anche quella di questo lavoro, farsi un po' riconoscere e diciamo non sentirsi molto soli, ecco, perché a volte capita questo, ci si sente un po' soli, ci si sente unici, in corsina, da sordi o da ciechi o incompetenti. Unici, in realtà non è così, ne sono moltissimi come noi, in senso generale, noi con una caratteristica che può portare alla discriminazione, ecco, noi in questo senso qua. Nel documentario, se, forse si tocca a me due volte, del fatto che sono i genitori dei non disabili a mettere dei problemi al proprio figlio e alla propria figlia del fatto che stia andando a fare una relazione con il sesso con una persona disabile. Sì, perché a volte capita che la disabilità faccia paura per le difficoltà che può comportare effettivamente in effetti, però si dice, banalmente si dice lavoro e vince su tutto, in realtà con una disabilità ci sono molte difficoltà da superare, però si possono superare, se si vuole fare una vita insieme si può fare comunque, anche magari i genitori che vorrebbero il figlio sposato, sposata, con quello con il conto rosso in banca, bellissimo, una vita intelligente, fantastica, magari vedono una persona in carrozzina e si spaventano un po', però tante volte sono anche i genitori delle persone disabili che non vogliono che il figlio entri nel mondo. Io ho dovuto scartare una in particolare, due o tre interviste le abbiamo scartate perché c'erano delle problematiche, una in particolare l'ho dovuta scartare perché per creare un pochino di intimità si andava nelle case, no? con il fuorista, con le luci, in effetti con tecnici si vedono, non è un film fatto da una grande truppa, ma eravamo da vedere a volte due o tre, a volte anche non so. Si entrava nelle case delle persone per avere più intimità e per creare una cosa più intima. Una l'ho scartata perché avevo i genitori, una destra e una sinistra, che si sono rifiutati di lasciare il figlio da solo, che aveva 35 anni, quindi per ora. Non l'hanno voluto lasciare da solo perché volevano controllare cosa gli succedeva e quindi non è uscito fuori niente interessante perché lui non aveva voglia di parlare di quanto voleva masturbarsi o di avrebbe magari davanti alla madre dire che voleva andare a prostituzione, perché tre anni fa, quattro anni fa non si parlava molto di assistenza sessuale, si parlava di quali sono i problemi. Di contro la mamma di Francesca Penno, che è sindaco del paese dove vivono, per me è fantastica perché io ho tolto tutte le parti che lei, dove era evidente che lei aveva delle ostilità nei confronti della scelta della figlia, però dice sono scelte sue, che gli sbagli se li faccio da sola. In effetti Francesca è una ragazza molto in gamba, è counselor e assistente anche di altre persone, e dà una vita propria, adesso non sta più con quel ragazzo senegalese, sta con un altro ragazzo senegalese. Ha cambiato un sacco di ragazzi, è una ragazza molto autonoma perché sua madre soprattutto gli dice vai, prendi le facciate da sola, ed è così che dovrebbero fare. È la mamma di genere, forse non è cercato.
Invece qualcosa che non abbiamo visto nel documentario, ne abbiamo parlato stamattina quando abbiamo avuto modo di chiacchierare, che ci sono tanti aspetti della società dei disabili, ma soprattutto visti dalla parte dei non disabili, cioè che vedono come feticci si spingono anche a fare cose particolari. Vabbè, sì, sono, se l'hai accennato, e cioè, sono anche molte cose, l'ambito del feticismo delle persone disabili sì, è molto vasto. Ci sono chat specializzate, di incontri, di ritrovi, all'estero ci sono delle feste dove ci sono persone con disabilità e persone che hanno feticci per le persone con disabilità che si incontrano, si scambiano coppie, un ambito molto, fa parte del mondo dei piaceri. Però appunto anche lì se c'è volontà di farlo e se non c'è l'ossessione a fare solo esclusivamente quello, sono scelte personali di persone che possono fare le loro scelte. Adesso non mi ricordo se era Davide, il ragazzo che aveva una spasticità avanzata, Gabriele, che tra l'altro io ho visto in un altro documentario dove si parlava sempre di sessualità con i disabili, che è diventato il selezionatore delle ragazze, delle prostitute, degli amici, da quello che avevo visto. La frase continuava, diceva, ho dovuto scegliere. Era esperto da quello che ho raccontava visto. I particolari, diceva, ho chiesto, ma quello ci piace, tette grosse, come la vuoi, tette grosse, la vuoi con i capelli rossi, proprio si è fatto dare una descrizione particolare dal suo amico cieco, e il suo amico cieco gli ha trovato, sì. Era la prima voce. Lui è nell'altro documentario, lui raccontava proprio le sue avventure. Abbiamo già tre domande. Ascolta, c'è un problema tecnico, volevo spiegarsi. Ho visto che hai girato praticamente in Italia per fare questo documentario. 3.000 km. Come sei arrivato a questi personaggi? Cioè hai fatto un cast, che cosa hai fatto? Hai fatto pubblicità? Come ci sei arrivato? Il social network ci ha aiutato molto. Quanta perdita, la storia di Facebook è stata molto aiutata. All'inizio no, perché non c'era molto... c'era un po' la paura, specialmente di molte ragazze, soprattutto da parte mia, che ero io che le contattavo, di trovare persone che volevano, magari che erano il solito feticista che voleva avere. Due dopo mi hanno raccontato di aver, che sono stato esaminato, no? prima di avere l'incontro per l'intervista. Sì. Una in particolare, poi me la ricordo, mi ha detto, diceva, oh, mi aiuta a mettere il maglione, mentre quanto io lunga non ha. Quindi mi ha detto, non riesco con la carrozzina, aiutami a spingerla per vedere se magari io mi appoggiavo, mi spingevo, se avevo molta attenzione per la carrozzina. Quindi da parte della ragazza lì dice, c'è stato proprio un incidente. Però all'inizio, così, poi abbiamo fatto un piccolo trailer per fare casting, per fare c'è stato il passaparola. Visto che era un lavoro molto di più quello che tu hai visto proprio. Sì. All'inizio appunto non trovavo facilmente. Verso la fine proprio ne abbiamo scartati molti, ho scelto il tipo di lavoro che stavo facendo fuori, c'è intenzione avevo, quindi siamo stati favoriti. No? Sono già netto. Silvia? Sì, è tardi per fare tante considerazioni, ma ce ne sono molte, ti volevo ringraziare per il lavoro. Faccio un po' coming out, nel senso che fino a 4-5 anni fa non mi ero mai messa proprio nella vita, non mi ero mai messa il problema di come un disabile gestisse la propria sessualità. Un giorno sono caduta dal pero, perché ho parlato con un amico che fa lo psicologo, lavora nei servizi sociali e semplicemente gli è uscita questa cosa. Molte mamme, diciamo che l'avete capito, insomma, molte mamme prendono il posto di quella che dovrebbe essere, cioè espletano delle funzioni basilari, mettiamola così. Io sono un rapporto sessuale, hanno rapporti sessuali con i figli, magari limitati in genere la masturbazione. Esatto, però io sono caduta in quel momento proprio, mi sono svegliata da non so da che, da un sonno forse un po' lungo, no? E da lì poi ho scoperto appunto che in Svezia esiste addirittura una scuola che dura 3 anni come una scuola di specializzazione per infermiere, dove effettivamente sono infermiere a tutti gli effetti. In Giappone sono già molto più avanti rispetto a, perché esiste proprio l'infermiera sessuale che va e lui richiede delle
prestazioni, loro le fanno, le espletano, e poi da lì è venuta fuori tutta una letteratura dove non è importante l'atto sessuale, perché ci sono delle forme di disabilità dove magari è soltanto una piccola parte del corpo sensibile, quindi probabilmente anche accarezzare quella parte del corpo comunque ridona abbatte quel muro di distanza che si stabilisce nei confronti della disabilità. Volevo sapere una cosa in particolare, nel senso che molto spesso anche i professionisti che si occupano di assistenza parlano di prostitute, parlano di professioniste, si sono dimenticati però dall'altra parte della mela, nel senso che esistono anche le donne l'abitudine che, perché anche il medico parla maschile, però comunque facendoci caso anche il medico parla in generale di maschile. Sì, parla proprio di neurologico, parla proprio della professionista, e lì ho pensato, anche dovendo rivolgersi a una donna, ci sono questi professionisti, cioè in Italia manca proprio il concetto della, cioè in Italia esiste la quello che queste persone cercano, oltre l'atto sessuale fino a se stesso, è ritrovare una dimensione del sé nei confronti delle altre persone, quindi anche dal punto di vista affettivo. E questo che fanno queste infermiere svedesi è tutta quell'altra parte, nel senso che non vuol dire avere la storia d'amore, vuol dire però passare un pomeriggio assieme, vuol dire dedicarsi a fare qualcosa assieme, vuol dire che se poi c'è anche tutta la parte fisica, in genere l'assistenza sessuale appunto non riguarda soltanto l'atto sessuale in sé, e molto spesso non si arriva al rapporto che porta all'orgasmo, magari all'eiaculazione, oppure comunque all'orgasmo femminile. L'assistenza sessuale vera e propria aiuta a dare alla persona con disabilità la coscienza del proprio corpo, quindi gli aiuta a farsi toccare, gli aiuta a farsi a scoprire che tipo di corpo hanno, perché molti arrivano a 40, 45 anni, magari soprattutto alcuni che non hanno mai avuto un rapporto sessuale. E, in genere noi in Europa ci sono diversi stati che hanno questo tipo di figura, che non è sempre un'infermiera, sono persone che sono più terapeutiche. Per esempio in America, l'abbiamo visto, chi ha visto il film è spiegato benissimo, la terapista sessuale che è la protagonista del film The Session è una persona che aiuta, in quel caso lì aiuta una persona che ha disabilità, ma la sua esperienza comprende anche per esempio persone stuprate o persone che hanno subito violenza magari da giovani, o uomini che hanno perso la virilità per operazioni o per incidenti vari, quindi devono comunque recuperare la sessualità del proprio corpo, quindi non si parla solo di disabilità fisica, si parla di scoperta della propria sessualità. Quindi questa è la figura che Maximiliano Olivieri, che avete visto intervistato pochissimo, perché all'epoca ancora lui non se ne occupava, ha fatto una proposta di approvazione, di riconoscimento in Italia insieme a Sergio Lo Giudice in Senato, per la figura dell'assistente sessuale con delle caratteristiche particolari dedicate all'Italia, perché in Italia ovviamente abbiamo qualche problemino ancora molti dicono che prima bisognerebbe approvare la figura della prostituta, ma la prostituta non ha niente a che vedere con l'aspetto psicologico, perché come dice Maximiliano, la prostituta ti porta il piatto pronto in tavola, l'assistente sessuale ti insegna a cucinare, probabilmente non mangia neanche, quindi è questa la differenza delle due figure. Poi appunto tecnicamente in Svizzera ci sono gli accarezzatori, che sono poco più che, fanno poco più che massaggi, però aiutano magari persone che non sono abituate a guardarsi allo specchio. Molte persone con disabilità non si guardano allo specchio perché non si vogliono vedere, fino ad arrivare magari per esempio in Austria o in Germania ci sono delle associazioni che sono private però controllate dalla sanità pubblica, che arrivano fino alla penetrazione, che sia un maschio che sia una femmina. Poi una cosa che non tutti sanno è che l'assistente sessuale può fare prestazione professionale che sia uomo, che sia donna, sia con un uomo che con una donna, quindi non c'è proprio la figura del rapporto fisico, ma c'è più la
quella dell'educatore che insegna. E poi magari l'assistente sessuale può anche essere quello che mette il preservativo. Se sono due persone che non hanno possibilità di metterseli da soli, etero o che siano, aiuta magari soltanto a sfogliarli e a mettere il preservativo, poi esce dalla stanza e lascia la coppia, coppia di fidanzati alle loro forme. Anche questa può essere l'aspetto dell'assistenza sessuale, perché gli operatori degli istituti non vogliono sentire parlare di sessualità, perché non sanno come affrontare l'argomento. Se vedono magari, ora qui si parla esclusivamente di disabilità fisiche e sensoriali, non disabilità intellettive, però in molti istituti dove ci sono disabilità intellettive e c'è una libertà fisica senza pregiudizi, senza pudori, hanno grossi problemi anche loro, magari ragazzi che si masturbano in pubblico, ragazze che si strofinano sui divani, queste cose qua, quindi hanno sempre molta difficoltà. Ambra Guarnieri di Bologna, che è intervistata, raccontava in una lunghissima, bellissima intervista di alcune persone che hanno questo tipo di difficoltà, di alcuni operatori che hanno difficoltà con gli utenti. Però poi c'è un mondo sommerso dove il problema viene percepito, perché anche quest'ultimo psicologo che dice che ha fatto lo spettacolo teatrale e si è quasi sollevato. Hanno fatto finalmente qualcuno ne sta parlando, finalmente ne abbiamo potuto parlare. Quindi forse a livello, cioè a livello delle persone che stanno a fianco, il problema viene percepito. È che poi lui ha detto metà del pubblico si è sentito sollevato dalla nostra rappresentazione. La metà mancante della frase era metà del pubblico si è alzata, metà spettacolo se n'è andata e ha ritirato i figli dai nostri istituti. La parte precedente della frase, quindi, ma questo poi rientrano in quei genitori che non lasciano fare l'intervista da solo al ragazzo, perché genitori che non vogliono sentire parlare della sessualità dei figli perché non sanno come gestirla, la paura, il terrore, meglio non sapere. In realtà poi i figli parlano. Io un altro ragazzo con disabilità intellettiva che è un amico ha avuto sui 20 anni, ha cominciato a pasticciare in internet, ha avuto è capitato in un sito di bondage, di leather, di persone che fanno pratiche sessuali molto forti, e si è avuto l'imprinting da lì ed hanno dei grossissimi problemi a distanza di 2-3 anni, perché per lui la sessualità è quella, violenta, aggressiva, vestita in un certo modo, non riescono a distoglierlo da queste idee, non riescono a gestirlo, perché ha avuto questo capito, sbagliando, perché prima non gli avevo mai spiegato come. Era necessità di distoglierlo? Perché per lui l'atto sessuale a 20 anni è molto grosso, adesso ne ha qualcuno di più, e per lui va sull'autobus e aggredisce le ragazze fisicamente, è un problema, le tocca, gli fa forza, insomma può essere un problema. Hai trovato delle differenze, se mi hai trovato pure, tra le persone che hanno avuto la disabilità dalla nascita rispetto alle persone che hanno avuto la disabilità anni? Assolutamente sì. E che tipo di differenza? La signora con l'ictus e anche il ragazzo che ha avuto il figlio, anche lui ha avuto un incidente. Quelli che hanno disabilità congenite dalla nascita hanno meno autonomia per vari motivi, perché Francesca Penna con sua madre sono più rari come caso, è più facile che una persona che ha disabilità dalla nascita abbia dipendenza dalla famiglia, anche se non ha disabilità gravissime. Sulla disabilità acquisita invece c'è molta più frustrazione, però c'è anche una certa possibilità di rientrare poi nel mondo sociale, magari se si riesce a ritrasformare, non tutti ci riescono, alcuni si chiudono in casa e non escono mai più, per dire, però qualcuno riesce a sbloccare il disagio di essere cambiati, di doversi reinventare, non solo sessualmente, ma anche socialmente. E io quando vado in giro con Priscilla, che è in carrozzina, è una cosa che ne abbiamo anche parlato insieme, è una cosa imbarazzante, perché veniamo guardati continuamente le persone ti puntano gli occhi addosso, e lei ha una disabilità congenita. Figuriamoci uno che è abituato a andare in giro per strada e poi si ritrova in carrozzina ad essere continuamente osservato.
è una cosa che bisogna risolvere, questa cosa qua, quindi può essere questa la differenza. E poi non credo che possa essere fidanzato o fidanzata. Sì, questa, se la sono, tutti l'hanno detto questa cosa qua. Tutti, poi ne ho scelto due o tre, ma tutti hanno detto che se si vede una maschio e femmina dove uno è in carrozzina e uno invece in piedi, non viene mai in mente la coppia, viene sempre in mente l'infermiere e il malato. Qualche altra domanda? Ti sei avvicinato anche alle associazioni che, come l'Ente Nazionale Sordi, per poter avvicinare le persone? O hai preferito? Sì, per esempio per le persone, per i ciechi o i ipovedenti, sono andato da due o tre porte, anche molto importanti, e nessuno ha risposto. Poi ho chiamato Marco Farina, che l'ho trovato qua a Sassari, e sono venuto di corto perché anche lì è stato l'unico caso di persona non vedente che avesse voglia di parlare di sé, perché sordi e ciechi sanno di essere disabili, però non vogliono rientrare nella categoria dello stereotipo di carrozzina. Quindi specialmente i ciechi non è facile vedere le proiezioni, nonostante ci sia l'audiodescrizione per ciechi, quando vengono fatte alcune proiezioni c'è, nel DVD c'è l'audiodescrizione per i ciechi. Non è facile vedere le proiezioni, qualche volta capitano i sordi, però quindi bussando appunto alle associazioni non è stato facile. Abbiamo chiesto anche, adesso non mi ricordo più come si chiama perché parliamo di qualche anno fa, un'associazione sportiva per persone sportive con disabilità che c'è a Bologna, anche lì non hanno voluto farsi coinvolgere in questi argomenti così particolari, così imbarazzanti. C'è un problema di sessuofobia? Sì, sessuofobia, sì. Più la paura di persone non disabili nelle scuole, più la paura di ritrovarsi con una patata bollente, di una cosa che possa dar fastidio da parlarne. Tutti. Abbiamo ritrovato la locandina in una chiesa, no? C'è stata un'organizzazione che ha fatto una proiezione, ha messo la locandina ovunque, e il prete della chiesa ha esposto volentieri la locandina, che non è facile, però per esempio molte altre hanno realizzato a Bologna. E poi ha perso il lavoro. Non c'è più chiesa. Collaborazioni con il gruppo donne della WIDM? Niente. Collaborazioni con il gruppo donne della WIDM? Valentina, la prima intervistata, è un'associata WIDM.